amato ancora prima della creazione del mondo. Padre giusto, il mondo non ti ha conosciuto, ma io ti ho conosciuto ed essi sanno che tu mi hai mandato. Io ti ho fatto conoscere a loro e ti farò conoscere ancora. Si è chinato verso di me e ha ascoltato il mio lamento. Mi ha tratto dalla fossa, dalla famiglia, quelli che attentano alla mia vita. Che con il suo saluto ci introduce proprio al nostro convegno. C'è anche qui presente il Superiore Generale Padre Mario Aldegani dei Padri Giuseppini, che come sapete insieme ai Cappuccini, la Chiesa Diocesana, Giuseppini e Cappuccini, insieme conducono questo istituto filosofico-teologico, no? E realmente una riflessione proprio per il nostro percorso di approfondimento. Ringrazio già i relatori che sono qui presenti, questi ci accompagneranno in un modo molto semplice stando insieme con noi. Illustri relatori, il quinto centenario della Riforma Luterana ci offre la possibilità di incontrarci e di riflettere sui valori positivi della Riforma, che la Riforma avrebbe portato alla Chiesa se ci fosse stata sull'ambito storico per puntualizzare quanto è successo, no? E per guardarlo alla luce dell'attualità, per poi nel pomeriggio passare ad un approfondimento più propriamente. Questa fiducia, spero di poter rispondere almeno un pochino a quello che mi è stato chiesto, non so se ho azzeccato proprio la domanda. In ogni caso, come avete capito dal mio curriculum, la mia esperienza soprattutto è nel rapporto con le chiese ortodosse. Cercherò di parlare un po' in generale, ma un certo accento sarà per quanto riguarda le chiese ortodosse e poi intanto nel solo parola. Perché tutti siano una sola cosa, come tu Padre sei in me e io in te, siano anche. Cioè, se siamo veramente in Cristo, in Lui siamo già uniti agli altri. E penso che è una verità che tanto spesso dimentichiamo o non prendiamo abbastanza sul serio. Ma anche tanti altri rappresentanti delle chiese dell'Oriente, poi con i rappresentanti luterani a Lund, per cominciare a commemorare insieme questo anno di Lutero dedicato a lui, alla Riforma. Era il grande mistero della salvezza realizzato da Cristo Signore per mezzo dello Spirito Santo. Bene, ringrazio Padre Milan perché con tanta chiarezza ci ha portato a riflettere, ad approfondire il percorso, chiaramente nella, diciamo, prospettiva più tipicamente il dialogo con le chiese ortodosse, ma tutti abbiamo percepito chiaramente come le stesse difficoltà sono riscontrabili con tutte le chiese cristiane. Anche il Concilio di Creta, grande punto di arrivo, per carità, però se non c'è stato, che mi è sfuggito, un cambiamento proprio all'ultimo secondo, hanno dato l'assenza del Patriarcato di Mosca. Poi tu hai detto anche nella storia, cioè che ha portato questo spaccamento, questioni politici e tante altre questioni anche culturali. Il Concilio di Firenze del 1438-39 era un concilio ecumenico autentico, è stato abbastanza recepito nell'immediato e anche riconosciuto nella chiesa di Costantinopoli prima della caduta. Il Trento del 1545 trascorrono 24 anni. Nella cristianità tedesca avviene qualcosa di decisivo, perché l'editto di Worms
è applicato in modo ineguale e piuttosto blando dai vari principi e città dell'impero. Ciò causa un fatto molto imprevisto dallo stesso Carlo V e dal Papa. Non a caso, città imperiale però in Italia, scelta da Paolo III come compromesso e tentativo nei confronti dei protestanti tedeschi per invitarli a venire. Ci si chiede, sarà un concilio della riconciliazione per una riforma generale e comune della Chiesa o diventerà subito il primo passo della controriforma? Oggi, cito, a testimoniare insieme la grazia misericordiosa di Dio rivelata in Cristo crocifisso e risorto. La dichiarazione continua, consapevoli che il modo di relazionarci tra di noi incide sulle nostre testimonianze del Vangelo, ci impegniamo . Ringraziamo il professor Stefano Cavallotto che ci ha portato lungo 5 secoli di cammino e di percorso e ci ha fatto constatare con mano che qualche esito felice e positivo si intravede proprio nel dialogo e in quella che sarà poi la sfida del camminare insieme tra fratelli della Chiesa Cattolica e fratelli della Chiesa Luterana. Di questa iniziativa ho frequentato anche delle materie qui a San Pietro. Volevo dire, sono anche membro del SAE, del Segretariato alle Attività Ecumeniche citato dal professore precedentemente. In separazioni, accuse, scomuniche, non sono dovute anche, forse la mia domanda è un po' birichina, ai tempi di vacche grasse che si sono vissute nel passato. Hai accennato durante l'excursus storico a questa situazione, concetto di ecclesia viterbiensis nel contesto dei dibattiti sul luteranesimo. Puoi dire che cosa è e cosa c'è sotto questa parola? Sì. Per esempio lo stesso Michelangelo, la stessa Vittoria Colonna seguivano questi, in cui si leggevano testi evangelici, soprattutto si cercava di capire, insomma, attraverso i testi dei riformatori del Nord che cosa era urgente per riformare la Chiesa. Lutero, che sembrava piuttosto in realtà reticente in principio a mettersi in aperto conflitto con l'autorità ecclesiastica, e quindi alla luce della disputa edilizia è corretto affermare che in un certo senso è lo stesso sistema cattolico ad espellere da sé Lutero, senza poi sapere in seguito più come riassorbirlo e perché. Ti rendiamo grazie per aver riconciliato noi e tutto il mondo a te in Cristo. Dona le nostre comunità. Che in mezz'ora è molto difficile da esaurire perché tocca 2000 anni di storia del cristianesimo. Mi limiterò soltanto ad alcuni punti, ovviamente, su questa tematica. Paolo, profeta del dialogo tra popoli e culture, la giustificazione per fede è motivo di divisione e di unione o di unione. Mi attengo al titolo che mi ha dato padre Giuseppe. Saluto tutti voi, docenti e studenti di questo bell'istituto. Per la prima volta sono venuto in questo istituto. Allora, i punti della mia relazione sono molto semplici. Innanzitutto, una storia dell'interpretazione su questa tematica, la giustificazione per fede, se è motivo di divisione oppure di unione. Quindi a che livello siamo nel dialogo cattolico l'idea della giustificazione in astratto? Legge la questione della giustificazione per comunità concrete, in situazioni pastorali concrete, con problemi emergenti veramente reali. Dunque Paolo non ha una teoria della giustificazione in astratto. Tutto ciò che dice sulla giustificazione appartiene al
ormai è questa l'espressione che è coniata all'interno della ricerca, al Romans debate. Dunque situazionale è la lettera ai Romani, e per questo situazionale è la questione della giustificazione. Questo è un punto fondamentale della ricerca, capite bene, perché dunque siamo giustificati per la fede che Cristo ha avuto e non per le opere della legge. Questa è la prima posizione. La seconda posizione, quella classica, qui la posizione è classica, fino al 1970, quando venne pubblicata la tesi di Hayes. La posizione classica. Credo che avete tutti quanti colto la ricchezza delle riflessioni che Don Antonio ci ha proposto. Devo dire che io ho limitato il tempo, ma perché altrimenti ci vorrebbero tutti i libri che lui ha scritto qui per andare avanti. Però Sofia, partiamo. Era una teoria, ma una formulazione sempre situazionale, possa costituire una buona base per un dialogo ecumenico, nella misura in cui evita ipostatizzazioni e sclerotizzazioni teoriche. Tentativo di recuperare il possibile. Cioè, oggi la gran parte degli studiosi ritiene che la questione della giustificazione non possa essere più trattata come era trattata in precedenza, sia dal versante luterano sia dal versante cattolico. Con Don Antonio Pinto siamo entrati nell'ambito biblico, perché sappiamo che la Sacra Scrittura è una questione fondamentale proprio nel rapporto con la riforma luterana, e naturalmente il quarto passaggio che in questo percorso dobbiamo fare e cogliere i nodi che ancora abbiamo sul piano teologico, perché se è vero, come abbiamo cercato di fare, di cogliere ciò che realmente ci unisce, forse è anche importante cogliere ciò che in qualche modo ci differenzia, e cercando anche di capire se queste differenze possono essere effettivamente differenti. Sarà una conversazione forse meno, anzi certamente meno rigorosa, meno scientifica di quello che abbiamo ascoltato, ma vuole essere insieme teologica e pastorale. Per fortuna non mi è stato dato un tempo, e quindi avete pazienza se io eccederò. E il mio tema riguarda le sfide che sono di fronte al movimento ecumenico per ristabilire la piena comunione fra tutti i cristiani. Era perché Papa Francesco sembra proprio una nuova grazia donata alla Chiesa Cattolica, come era stata donata con Papa Giovanni e con il Concilio Vaticano II, per realizzare questa riforma. Se la Chiesa Cattolica, il Concilio dice che la riforma poi dovrebbe riguardare ogni Chiesa, ma noi dobbiamo pensare soprattutto alla Chiesa Cattolica, perché per esempio nelle Chiese evangeliche in genere dei rinnovamenti sono stati attuati, anche se talvolta si rimprovera di essere più docili allo spirito dei tempi che allo Spirito Santo, ma date monofisite dopo il Concilio di Calcedonia del 451, perché era lo stretto rapporto che c'era tra la Chiesa e l'imperatore di Costantinopoli con i suoi interventi, e poi le chiese che erano fuori dall'impero hanno impedito che questo ristabilimento della comunione potesse avvenire in questa commemorazione dei 500 anni della Riforma, che comunque è radicalmente diversa dalle commemorazioni precedenti nelle quali ci si opponeva gli uni agli altri, mentre questa volta si celebra insieme. Che cosa dire con i riformati? Con i riformati la situazione è diversa, perché mentre il ministero, la fede nelle cose essenziali contenute nei simboli di fede, la fede trinitaria, la fede nell'incarnazione, la fede nella risurrezione del Signore Gesù, la fede nella risurrezione
e nella vita eterna sono comuni alle tutte le chiese cristiane, ma quindi la fede espressa nei simboli di fede della Chiesa antica, contenuta nelle scritture, è una fede comune. Il problema della giustificazione, l'abbiamo sentito, può essere superato nei rapporti tra le chiese ed è stato anche superato con quella dichiarazione del 1999, alla quale secondo molti teologi luterani avrebbe dovuto fare seguito il ristabilimento della comunione, della piena comunione fra Chiesa luterana e Chiesa cattolica, e sono state soltanto le esitazioni della Chiesa cattolica a proposito. Abbiamo scoperto di avere una moltitudine di fratelli e sorelle nel Signore che vivono la nostra stessa fede e che cercano di camminare nello stesso amore verso la pienezza del Regno dei Cieli. Grazie e scusate per la vostra. Bene, di certo il tempo che avevamo a disposizione se n'è andato, ma la ricchezza, l'abbondanza, diciamo, della riflessione di Don Giovanni sicuramente per tutti quanti noi motivo di riflessione. Del resto domani abbiamo questo incontro, chiamiamolo anche di fraternità, perché abbiamo i rappresentanti di chiese differenti con cui ci possiamo anche relazionare e anche approfondendo domande e dubbi, no, che magari abbiamo e che domani riporteremo ancora in sede di assemblea. Paolo, d'altra parte, non è stato crocifisso per voi e nessuno vi ha battezzati nel nome di Paolo. Grazie a Dio non ho battezzato nessuno di voi, eccetto Crispo, e battezzare, ma ad annunziare la salvezza. E questo io faccio senza parole sapienti, per non rendere inutile la morte di Cristo in croce. Come è bello e piacevole che i fratelli vivano insieme. In Sion il Signore manda la sua benedizione, la vita per citare come riflessione in un ambito che è quello più tipicamente pastorale, e cioè fare l'esperienza di un confronto diretto a più voci tra quelle che sono le chiese ecumeniche che si riconoscono in un unico Vangelo che è quello di Cristo e che ritrovano la gioia e anche il coraggio di un dialogo, di un confronto. E ieri ci siamo soffermati, lo dico per i nostri relatori di questa mattina, più su ambiti di carattere teorico. Abbiamo approfondito l'ambito ecclesiale, l'ambito storico, biblico e quello teologico. E questa mattina invece vuole essere, l'avevamo quasi pensata come una giornata per fraternizzare con la realtà delle varie chiese. Presidente di una istituzione del segretariato delle attività ecumeniche che opera in tutta Italia, e lui stesso presenterà fra poco anche cosa specificamente fanno a servizio delle varie chiese. Della Chiesa Valdese, qui presente è il professore Daniele Garrone, che ci presenterà il punto di vista tipico, diciamo, delle chiese riformate. E della nostra Chiesa di Viterbo, dal punto di vista, diciamo, cattolico, abbiamo come direttore il diacono Giampaolo Notonnani. Alcuni di voi forse non lo sanno che Giampaolo sta qui a Viterbo, ebbene è giusto che dialoghiamo e anche con lui dell'ufficio delle attività ecumeniche qui di Viterbo. E ancora il vescovo del centro anglicano in Roma, David Moxon, che ci ha fatto realmente, ci ha regalato la sua, il dono della sua presenza, e noi siamo ben contenti veramente di averlo qui con noi. Lui interverrà in inglese, molti di noi non hanno nessuna difficoltà ad intendere, però c'è Joanne che come traduttrice aiuterà la comprensione anche di questi interventi. Per situare il problema ecumenico oggi, mi servo di
alcune frasi del documento dal conflitto alla riconciliazione della commissione mista cattolico-luterana, so che è stato citato anche ieri, anzi, di chiusura identitaria, di paura del cambiamento, di paura della modifica radicale della società e quindi di chiusura di tipo identitario. E queste tendenze naturalmente non sono funzionali al dialogo, anzi sono ostacoli al dialogo. Quindi questo tema che ho appena sfiorato ovviamente è un tema problematico, mentre se la dimensione del ricordo ecumenico è un ricordo di tipo... Ma per fortuna sono ex di quasi tutto, finalmente sono tornato soldato semplice e posso studiare, dunque sì, ex tante cose, ma appunto mi piace essere ex. Allora sì, è vero, sono nato nel ghetto delle Valli Valdesi, ma da quasi 30 anni vivo e lavoro nello Stato Pontificio, cioè a Roma, a pochi passi dal Vaticano. Io ho segnato alcuni punti per essere molto flessibile e breve e spero che poi nella parte dialogata vengano degli spunti per approfondire. Voglio solo aggiungere in premessa una cosa che mi ha ispirato adesso Piero Stefani sui Valdesi. Come sapete, i Valdesi sono un movimento variegato, ci sarebbe molto, non esiste un solo valdismo uniforme in tutta Europa, ma a partire dalla fine del XII secolo anche in Italia si sviluppa questo movimento, diciamo così, di risveglio e di rinnovamento evangelico, che poi nei secoli successivi arriva ad avere una grande diffusione. A un certo punto ci sono gruppi di valdesi e di vari valdismi dai Pirenei fino alla Boemia e dal Mare del Nord fino alle Puglie. Come vi dirò tra breve, tutti i dialoghi, per esempio, tra le chiese protestanti e la Chiesa cattolico romana, che hanno fatto fare passi in avanti inimmaginabili, e adesso darò qualche esempio, siamo giunti al punto in cui rimane la questione ecclesiologica, cioè la questione del ministero, la differente concezione del ministero, proprio del ministero in quanto tale, non è soltanto la questione ordinazione delle donne o non ordinazione. Fino a quel momento, fino al Concilio Vaticano II, era inimmaginabile che la Bibbia fosse un terreno di incontro comune. In ambito cattolico, come sapete, era già discusso il fatto stesso che si potesse e dovesse dare la traduzione della Bibbia in mano ai laici, e invece adesso assistiamo a questo paradosso che i vostri parroci vi spronano a comprare. Il Papa dice che bisogna portare un Vangelo in metropolitana. Ecco, pensate al tempo della Pia Società Sant'Anna. Sento, perché è anche giusto. Io sono Gianpaolo, sono un diacono permanente, sono il diacono più giovane, sia d'età che anche di ordinazione. Sono stato ordinato l'anno scorso, anzi il 2015, quindi è un anno e quattro mesi. Mi è stato affidato quasi subito l'ufficio diocesano per il dialogo ecumenico interreligioso. Quello di cui voglio parlarvi oggi è un po' il programma di quello che può essere l'orientamento della Chiesa locale. In questi due giorni abbiamo un pochettino spolverato tutta quella che è la storia dell'ecumenismo, partendo soprattutto dalle divisioni, prima con i fratelli ortodossi, poi con gli anglicani, è andato avanti per secoli a suona di comuniche, nient'altro. Sono stati
i primi, l'abbiamo ascoltato ieri, i primi secoli del Novecento, dei primi anni del Novecento, che si è formata una conferenza per andare avanti nell'ufficio di Avesano. Io ho bisogno di, soprattutto di voi, anche se è stata fatta una commissione l'anno scorso, però siamo pochini e la diocesi è grande, quindi mi piacerebbe che qualcuno più sensibile a questo dialogo del comunismo mi potesse dare una mano, a me, alla diocesi, agli altri fratelli, perché in ogni paese comunque ci confrontiamo con altre professioni, possono essere cristiani, come ad esempio io poi mi allargo anche sul dialogo interreligioso, ci sono tantissimi dell'Islam, ma tantissimi buddisti, e quindi perché non con loro iniziare anche un dialogo? Sì, ricordiamo soltanto che appunto Papa Francesco domani va a trovare gli anglicani col suo stile. Fratelli e sorelle in Cristo. Forgive me for not using your beautiful Italian language. Scusami che non parlo in italiano. I understand some Italian, but you wouldn't understand me if I spoke Italian. Riesco a capire e seguire bene, però magari voi non mi capite se parlo in italiano. Thank you for your patience. Grazie della pazienza. Very briefly, I will describe the origins of Anglican Christianity and then talk about ecumenism and reconciliation today. Prima di tutto vorrei parlare brevemente dell'origine della Chiesa anglicana e poi proseguo con concetti di ecumenismo e riconciliazione. Because they both relate to each other. Perché tutti e due ovviamente sono intrecciati. Christianity came to the British Isles through Roman soldiers in the first and the second century. Cristianità è arrivato in Gran Bretagna tramite soldati romani, certamente. Christianity also came to the Anglo-Saxon kingdom from a mission from Rome in 595. In 559 è arrivato come missione da Roma proprio. So Italy is the place from which the gospel came to Great Britain. Quindi in effetti il Vangelo è venuto dall'Italia a Gran Bretagna. Firstly, the Roman soldiers who came to Britain with the occupying army of Caesar brought the gospel informally. Prima di tutto i soldati che sono arrivati in Gran Bretagna hanno portato il Vangelo in modo molto non specifico, quindi il cuore è sicuramente cattolico, però la testa è un po' anglicana. Today we are trying to reconcile and build a bridge with Rome. Oggigiorno stiamo cercando di formare un ponte che unisce nostre due comunità. Because we want to heal the wound. Vogliamo guarire questa ferita. And redeem the tragedy. E in quel modo aiutare questa tragedia. See if it can fly and find land and bring back a twig or a branch to tell us where the land is. Il lavoro della commissione è tipo quando noi mandiamo fuori un uccello per vedere se riesce a trovare un foglietto, un foglio, qualche cosa che lo porta dietro da noi. A bit like Noah. Come Noè. And what we ringraziamo molto il vescovo Monk per questo panorama che dall'inizio del cristianesimo in Inghilterra, nell'area anglosassone, giunto fino ai problemi di oggi e di domani. Tra le tante cose che ha detto, richiamo questo discorso dei livelli locale, regionale e universale come modello che già la Chiesa antica delle origini aveva assunto per conciliare insieme l'unità e la diversità. Thus, this bridge. Oh.
What are the challenges? Quali sono le sfide? That still hinders or block. Che bloccano o preventano? The bridge and the construction of this. We see some step done by Pope Francis towards Anglican Church. I would like to know whether there are some steps done too by the Anglicans towards Catholic Church. Anche dei sacerdoti omosessuali o vescovi omosessuali è un punto che tutta la Chiesa anglicana ha accettato o è, si può dire che è una questione locale anche nell'ambito della Chiesa anglicana. E andare e ritornare a Roma, gli auguriamo, sappiamo che il Papa sarà domani il centro anglicano e quindi sarà una bella occasione ancora per offrire una testimonianza, diciamo, in questo senso. Noi ringraziamo. E mentre ancora noi continuiamo un poco con altre domande che possono anche venire. Attendiamo lo Spirito Santo, quello che potrà fare lo Spirito Santo per l'unità dei cristiani. Perché, diciamo, la prima, anche il primo orientamento al movimento ecumenico, io l'ho attinto proprio dalla spiritualità di Don Paul Couturier, questo sacerdote di Lione, il quale è considerato, diciamo, l'iniziatore dell'ecumenismo spirituale, di cui ha parlato poi anche il Concilio. E lui... In base alla vostra esperienza di studiosi del dialogo ecumenico, ma anche di pastore, presbitero, laici, che cosa suggerireste a chi si sta formando nello studio e nella vita, e per quello che la vostra vita può suggerire loro, quindi a chi si troverà come religioso, religiosa? E... 1971 o adesso di Papa Francesco, perché tanto io sono protestante, loro sono cattolici, e quindi chi studia teologia dovrebbe appunto, o studia queste cose, andare a cercare ciò che fa parte della nostra storia, perché il cattolicesimo romano di oggi, l'anglicanesimo di oggi, il protestantesimo di oggi sono impensabili senza il travaglio dei secoli che abbiamo alle spalle. Per esempio, a Giampaolo, e un po' per capire se veramente questo ecumenismo può portarci all'unità in modo concreto. Cosa comporterebbe un radicale cambiamento di mentalità, di comportamento e di collaborazione riguardo al rapporto, come direbbe Buber, io-tu, quindi l'essere nell'altro, l'essere... Servono due persone che hanno volontà di farla. Spesso nel concreto noi ci fermiamo, vedete, io nei miei interventi volutamente non ho messo né citazioni storiche né insegnamenti, ma voglio essere un pochettino più concreto nel dire che... Effettivamente, italiana, la realtà in carne ed ossa, in numeri considerevoli, ci è stata portata in Italia dal movimento migratorio. Ecumenismo e dialogo interreligioso e anche moltissimi cattolici che soprattutto se arrivano dall'Africa o dal Sud America, guarda là, vanno a finire nelle chiese pentecostali perché trovano lingua, canti, accoglienza, il pathos, l'emozione delle loro terre. E... Un esempio concreto, se vediamo per esempio il male nella nostra chiesa, diventa già un tabù. Tabù vuol dire non si può mai, è un scandalo. E credo che l'accettazione dovrebbe essere prima cosa, invece, prima di parlare di
ecumenismo, parliamo della chietazione dell'altro. E da dove vengo si vive l'ecumenismo, si parla poco, si mette in pratica, e arrivando qui si parla troppo e in pratica, secondo me, non lo so perché non conosco tutta l'Italia, non è così sufficiente, per sembra che parliamo e poi diciamo cada qual por si, Deus por todos, ognuno per conto suo, Dio per tutti. Formare la Chiesa Cattolica dall'interno e insieme avere pazienza, perché ci sono dei ritardi e il Papa dice dobbiamo salvaguardare la comunione, per questo non parla apertamente, non fa... Voi che con la vostra presenza avete accompagnato queste due giornate, noi naturalmente intanto diciamo grazie a chi ci ha condotto e ci ha condotto fino a termine, a Pietro Stefani che tutta la mattinata l'ha presieduta magistralmente, al nostro pastore valdese Daniele Garrone, Giampaolo Notarista, no, quando imparerò il suo cognome lo proverò a dire, Don Giovanni che è stato con noi proprio condividendo, e questo è un segno molto bello della presenza e dell'amicizia tra di noi. Quindi un grazie a tutti loro che ci hanno permesso di vivere bene proprio anche questa mattinata, e chiudiamo semplicemente con una preghiera. Vuole essere la preghiera del Padre Nostro, visto che abbiamo tanto usato il termine dell'unità, che ci sia realmente la compagnia di Gesù Cristo Signore nella nostra vita ad indicarci il cammino. E lo diciamo insieme. Padre nostro, che sei in cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma non liberarci dal male. Ci benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Benediciamo il Signore. E diamo grazie a Dio. E grazie ancora.